28 maggio. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. 1 Corinzi 12, 3. Fai di Gesù il tuo Signore. Fare di Gesù il Signore della propria vita vuol dire che bisogna lasciare a Lui il controllo della nostra vita. Significa camminare con Lui, compiere la Sua volontà in obbedienza alla Sua parola. Farlo vuol dire realizzare benefici spirituali. Innanzitutto, se Egli è il Signore della nostra vita, saremo guidati da Lui nel fare quelle scelte che lo onorano e che di conseguenza arrecano pace e benedizione alla nostra vita. Inoltre, quando verremo a trovarci in difficoltà, quando avremo bisogno di aiuto, il nostro Signore combatterà per noi e ci condurrà in vittoria. Realizzeremo quanto è scritto nel Salmo 27. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Infine, quando il fardello ti sembrerà troppo pesante, lo porterà per te. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Salmo 55, 22.